Abbiamo due metodi per venderlo. Il primo è venderlo a prezzo pieno. Il secondo, dato che non stiamo spendendo soldi, è di venderlo a prezzo basso. Quindi per 50 sono ben 1125 punti esperienza. Dobbiamo aspettare minimo 45 minuti per 149 punti esperienza e 115 monete. Ora vi svelo il trucco che vi cambierà la vita. Bentornati a un nuovo video su Heyday, la nostra nuova serie pazzesca sul pannucchiere più bravo di Heyday. Oggi vi svelerò un piccolo trucchetto che sembra funzionare e non solo vi fa fare una quantità illimitata di soldi, ma in più vi fa salire di livello velocemente. E tutto questo, ragazzi, senza sforzo, semplicemente rimanendo un po' sul gioco per un paio di minuti. Adesso vi spiegherò anche come fare, ma prima di iniziare mi raccomando, supportatemi iscrivendovi al mio canale per supportarmi con Heyday ogni giorno. E ovviamente lasciate un like e condividete questo video con i vostri amici che giocano Heyday. Prima cosa andiamo dal nostro Tom, compriamo gli oggetti da Tom, così Tom va a riposarsi. Giriamo la ruota che ancora non l'abbiamo fatto, vediamo cosa ci aspetta oggi, ragazzi. Un bel mega bonus. Ah! Ui! Subito si va di bonus, gira ancora, ovvio gira ancora, che fai scherzi. 1200 monete, Ez. Ok, faccio doppio, doppio. Oh, per po'. Ma che è sto coso? Oddio, non l'ho mai visto, è un cespuglio bellissimo. Altra novità, il derby. Altra novità, posti nel vicinato. Vi dico già da ora che nel vicinato sono state espulse 4 persone. Oggi ho ottenuto la qualifica di commerciante zelante. Abbiamo fatto 96 richieste e 99 donazioni. Un boom di donazioni, anche gli altri. Guardate, Marco Day che ha donato tantissimo. Anche Valle Latta. Quindi ho dovuto espellere Gix Antonio, Artemide, Terra Saggio, Fattoria di Red Lion, anche Marilu. Erano tutti inattivi sia nel derby con zero che nelle donazioni con zero, quindi perché tenere gente che non fa qualcosa per il clan. Quindi ho liberato 4 posti. Se volete entrare vi ricordo qual è l'ID del vicinato. Seconda novità, il derby. Abbiamo finito il derby, vediamo i premi che abbiamo questa settimana. Abbiamo fatto finalmente la doppia, quindi 4 TNT, 6 asce e 3 assi. Primo posto ancora una volta, c'è Antonio Lognomo, prendiamolo subito. Quindi prendiamo Lognomo, vabbè, prendiamo la sega che comunque può essere utile poi quando dobbiamo abbattere gli alberi che abbiamo noi. Ora io non so come funziona le divisioni, ma siamo saliti ancora una volta di un rank. Siamo alla Lega Professionisti. E pensare che qualche giorno fa eravamo in Lega Reclute. Vediamo se riusciamo ad arrivare alle Lega Esperti questa season, perché ci sono anche 8 per incarichi del derby più 8 per ricompense a ferro di cavallo, e sono molto interessanti. Andiamo anche a fare gli obiettivi giornalieri oggi. A breve arriverà la barca e devo avere tanto cotone, tanta soia e tanto sciroppo. Quindi sto cercando di farmare un po' di sciroppo. Ci ho tutto già messo in coda qua, come potete ben vedere. Il cotone l'ho messo qua. Poi ne faremo un'altra ondata di cotone. Poi ancora più importante, dobbiamo fare un po' di soia. Vediamo se riusciamo adesso a raccogliere la pancetta e a sfamare i nostri maiali per un'altra ondata di pancetta. Vai. Quindi maiali presi e rinutriti, dando obiettivo del pass fatto, perché dovevamo nutrire 10 animali della fattoria. Quindi abbiamo preso ben 3 punti pass. Poi 20 prodotti a un visitatore del... Ok. Un visitatore, cosa ti serve a te? La lana, se no, qualcosa di più economico. La ragazza? Niente, vendiamo la lana, dai. Tò, becca di queste, vai. A te niente, era solo per il post. Extra, giro della ruota della fortuna sbloccato. Avvia la produzione di 2 prodotti dall'edificio telaio. Facciamolo subito al volo, che possiamo fare? Facciamo 1 e 2, perfetto. E l'abbiamo completato tutte le missioni giornaliere di oggi. Andiamo a raccogliere pure il latte. Andiamo a sfamare almeno 9 di queste mucche. Devo comprare a tutti i costi la soia. Ne compriamo un botto perché non riesco. Mi servirà anche per la missione. Quindi la prendo tutta perché mi servirà, come dicevo prima, per la missione delle barche. Inoltre c'è anche un evento speciale delle barche, perché da oggi è iniziato il Ramadan. Ma ne parliamo nel prossimo video, dove faremo anche le sfide Ramadan. Oggi in questo video, ragazzi, parleremo invece di questo piccolo trucchetto che sto facendo in questi giorni, che sto farmando veramente tanto, che mi sta facendo fare un botto di esperienza e un botto di oggetti interessanti, come oggetti espansione, come oggetti per potenziare il granaio, il silo, oggetti per la miniera. Ci sono oggetti importantissimi. Tutto questo, ragazzi, rimanendo in game. Vedevo di una cosa a proposito degli ordini. Allora, ci sono ordini da fare e ordini da non fare. Non dovete fare tutti gli ordini. Sempre c'è ordine qua che vuole un formaggio e un muffin alle more. Sinceramente, un muffin si fa in 45 minuti e un formaggio si fa in un'ora. Tutto ciò per 121 di exp. Cosa vi consiglio di fare in questo caso? O fate chiedi aiuto
e la regalate a qualcuno del vicinato, in modo che poi vi cambia la tasca e quindi avrete un nuovo ordine, magari migliore. Oppure direttamente cliccate sul cestino e la buttate, perché non ne vale la pena. Stessa cosa qua, bene o male questo si potrebbe fare, perché comunque questo qua già ce l'abbiamo, la panna ce l'abbiamo, il pane si fa in 5 minuti, il muffin a lamponi 45 minuti, quindi stessa cosa, diciamo stessa cosa. Se abbiamo un muffin a lamponi potevamo farlo, ma noi chiediamo invece aiuto. Poi ovviamente ci sono le giornate, ragazzi, vi ricordo, per la doppia exp, e per vedere quando vi consiglio di andare nel tastino della posta in alto, cliccate su eventi della settimana, controllate sempre il giorno degli eventi, questo è 22 ore fa, quindi è la settimana 14, è questa qua. Da oggi a giovedì avremo l'evento speciale del Ramadan, mentre venerdì avremo monete doppie sui visitatori della fattoria, quindi è un modo per vendere roba ai visitatori perché ci danno il doppio delle monete. Invece sabato ci saranno gli exp doppi dalla barca, domenica invece giornata farm, quindi 3 unità invece di 2 da 3 culture a caso, quindi ci sarà un potenziamento delle culture domenica. E adesso noi, ragazzi, dopo aver venduto mezza bancarella, quanto tempo si perde a fare ad esempio questa qua? Allora, facciamo un conto. Allora, abbiamo 30 minuti per le canne da zucchero, 20 minuti per lo zucchero di canna, 20 minuti per la panna, 5 minuti e 45 minuti. Quindi mettiamo nel migliore dei casi, per fare quest'ordine dobbiamo aspettare minimo 45 minuti per 149 punti esperienza e 115 monete. Ora vi svelo il trucco che vi cambierà la vita. In che modo possiamo fare gli stessi punti esperienza in meno tempo? Coltivazione di grano. E voi dite, se vabbè Sparks. Allora, prendiamo il grano. Ogni casella ti dà un punto exp. Quindi mettiamo caso che voi coltivate 50 caselle di grano, quindi tutta sta zona e tutta sta zona come ho fatto io in questi giorni, mi dà 50 di exp ogni 2 minuti. E tu dici, ma come fai poi a vendere il grano? Il grano si vende in una maniera pazzesca. Vi faccio vedere pure questo qua. Coltiviamo il grano. Il grano ci sta 2 minuti, quindi ogni 2 minuti voi avrete già 2, 3, 6 per 4, 24. In questo caso noi facciamo 24 punti esperienza. Col grano avanzato possiamo fare sia del mancime per galline, che ci serve a noi obbligatoriamente, quindi lo facciamo, oppure venderlo. Abbiamo due metodi per venderlo. Il primo è venderlo a prezzo pieno, quindi mettiamo ad esempio prezzo pieno, facciamo un esempio, ok? Il secondo, dato che noi non stiamo spendendo soldi, è di venderlo a prezzo base, quindi a prezzo di 10, che è quello che faccio sempre io in verità. Io li vendo tutti a 10, in modo che posso vendermeli facilmente. Questo che significa? Che se io faccio 50 pezzi di grano, in 2 minuti mi faccio anche 50 monete. Avevamo 45 minuti, quindi facciamo così. Prendiamo la calcolatrice. 45 diviso 2 sono 22 ordini e mezzo, quindi sono 22 raccolte di grano. Queste 22 raccolte di grano, mettendo caso che noi li facciamo di 50 caselle, quindi per 50 sono ben 1125 punti esperienza. Quindi in teoria nei 45 minuti che potremmo mettere per fare quel muffin per 149 punti esperienza, in teoria avremmo già guadagnato ben 1125 punti esperienza di raccolto. Andiamo a vedere quanti soldi invece potremmo guadagnare. A questo punto pubblicizziamo un annuncio per il grano. Tra poco venderemo tutto. Ogni volta che fate l'annuncio il grano va a ruba. E poi vi spiego anche un'altra cosa sui reward, i bonus che otteniamo con questo trucchetto. E se dobbiamo vendere, quindi un raccolto pieno sono in pratica 50, quindi noi vendiamo 50 di grano, quindi divisi a 10 sono 5 posizioni di bancarella. Come avete già visto abbiamo venduto la maggior parte del grano, quindi venderemo 1, 2, 3, 4. Ho venduto pure quella a prezzo pieno. Ora facciamo 50 monete per 22, sono 1100 monete. Quindi invece di fare 45 minuti di ordine qua, abbiamo fatto già ben 1000 passa monete e ben 1200 e passa punti esperienza. Secondo me vanno usati solamente quando c'è l'evento di exp doppia negli ordini, perché vi danno invece 149, vi darà tipo 300, 400, 500, 800 di punti esperienza, e in quel caso conviene perché con pochi prodotti ti fai pure un extra bonus negli ordini. Ma la cosa più importante di questo trucchetto è come si ottengono gli oggetti bonus. Basta raccogliere per ottenere, ad esempio, già ottenuto una vita e bonus con un raccolto. Andiamo subito a ripiantare il grano, andiamo a raccogliere invece questa ondata qua, andiamo a vendere subito. Come potete ben vedere ho già svuotato in pratica la bancarella di grano, quindi andiamo a mettere tutto il grano a 10. Io non sto pagando nulla, ragazzi, non sto comprando il grano per rivenderlo, quindi tutto il grano che io ottengo sono tutti soldi guadagnati, quindi sono 50 monete pulite guadagnate. Se poi volete venderlo a 36 invece di 10, che secondo me va lo stesso, potete già vedere, già ho venduto i due di grano senza fare sforzo. Se invece volete venderlo a 36, fate l'annuncio, secondo me lo vendete ugualmente e fate anche più soldi. In questo caso
caso il trucchetto comunque è per fare punti esperienza. Infatti sono quasi arrivato al 30. Un altro consiglio che vi do io, ragazzi: prima di fare l'annuncio siate sicuri di riempire tutte le bancarelle di grano, perché in questo modo, una volta che mettono l'annuncio, trovano tutto il grano che c'era già nell'annuncio. Questo qua, ragazzi, lo potete fare all'infinito per ottenere non so quanti punti esperienza e quanti soldi. Siamo già arrivati a 32.000. Il prossimo annuncio che voglio fare sinceramente è questo qua, perché vorrei vendermi questi due pezzi di abiti viola. Questo è il trucco di oggi che vi ho dato, quindi il trucco per fare tantissimi punti esperienza e salire di livello in maniera esponenziale. Quindi ragazzi, spolliciate per questo video. Ci vediamo nel prossimo video per l'evento Ramadan, dove andremo a fare tutti gli ordini delle barche e vedere cosa si potrà vincere in questo evento. Quindi iscrizione, like, condividete questo video con tutti i vostri amici che giocano ai day, e noi ci vediamo nel prossimo video. Lo Sparks è tutto, bella!